interna del caffè letterario di Chiasso TV. Abbiamo il piacere e l'onore di ospitare Filippo Ravizza, poeta e critico letterario milanese, diciamo di lunga milizia, lunga ma benemerita milizia, perché grazie. Filippo Ravizza è una delle voci poetiche italiane più cospicue, più interessanti, con le sue numerose raccolte di poesia, ma anche appunto col suo lavoro di critico, ben inserito nel mondo della poesia italiana. Oggi parleremo, diciamo, del suo ultimo parto letterario, ma non solo, lui ci leggerà anche alcune sue poesie molto belle. Il libro che presentiamo, e presentiamo naturalmente col libro l'autore Filippo Ravizza, è Nel tremore degli anni. Ecco, Filippo, vuoi cominciare a parlarci come è nata questa tua ultima raccolta poetica, da quali stimoli, con quali argomenti, con quale orizzonte? Sì, grazie Sergio. E grazie a Chiasso TV per avermi invitato. Nel tremore degli anni, la mia nona raccolta di versi, contiene 29 poesie scritte dal 2018 all'aprile 2020. È importante il fatto dell'aprile, perché l'ultima poesia che chiude la raccolta è stata scritta in piena pandemia, in piena quarantena, appunto nell'aprile del 2020 a Milano. Nel tremore degli anni comunque si inserisce in un lungo percorso che nasce a livello di produzione poetica vera e propria nel 1985, con l'uscita della mia prima raccolta, Le Porte, e si inserisce in un cammino teoretico anche che è stato caratterizzato lungo tutti questi anni dalla continua riflessione sul tempo, sul tempo individuale, quello della nostra storia, e il tempo collettivo, il tempo epocale, cioè il tempo della storia con la S minuscola e dentro alla storia con la S maiuscola. E la riflessione è anche sui rapporti tra vero poetico e vero storico, insomma, mi ha sempre, fin dal primo libro, coinvolto. Ecco Filippo, adesso ci hai parlato del vero poetico e del vero storico, questo ci piacerebbe approfondire, ma ci piacerebbe anche approfondire le tue splendide poesie dell'ultima raccolta. Ecco, proprio queste tue rimembranze, no, quasi prustiane, anche se poi tu le metti in poesia, lui in prosa, vabbè, ma anche Proust come narratore è molto nuancé, in qualche modo poetico. Tu vai a scoprire questo tuo passato anche personale, insomma, vero? Sì. E fai dei raffronti, vai in profondità. E cosa ti posso, ecco, poi lo faccio dire a te. Posso parlare lì della connessione fra vero storico e vero poetico, no? Attraverso la memoria. Certo. La memoria, ma del resto tu l'hai molto ben nucleato, l'hai colto anche nella bella recensione che hai scritto su Nel tremore degli anni. Sul Corriere del Ticino, la memoria è una facoltà fondamentale dell'essere, e passa ovviamente attraverso la concettualizzazione del linguaggio e ci connota di identità. La memoria, tra l'altro, è anche ciò che unisce, collega quantomeno la nostra esistenza individuale
alla epoca storica, alla esistenza collettiva. Noi, grazie alla memoria, colleghiamo anche ciò che ci è accaduto a ciò che ci sta accadendo e siamo in grado di cercare quantomeno di ipotizzare ciò che ci accadrà, tanto a livello individuale quanto a livello collettivo, sociale, comunitario. Ecco, magari hai scelto sì. di leggere oggi qualcuna di queste tue poesie, diciamo, di rimembranza o... Molto, molto, molto volentieri, molto volentieri, sì, io ne avevo scelta qualcuna. Ecco, va bene. Il libro, diciamo, si dipana su tre piani. Una introduzione che è forse più centrata sui grandi momenti del passato collettivo, una invece centrale dove continuo a riflettere sempre sul tempo e sui rapporti tra poesia e storia, ma guardando di più ai miei ricordi personali, e volevo leggervi appunto questa poesia. Ecco qua, La via dal nome Imperatore, una poesia che si trova a pagina 24 del libro, lo dico perché così anche sì, mi certo. aiuto ad andarci più velocemente. Allora, La via dal nome Imperatore. In questo abito chiamato tempo, tornare come da bambino sul triciclo, ripensare la via dal nome Imperatore, i Grissini, amato padre, amata madre, ora finiti per sempre nel nulla, eterni nel loro non essere più, mai per sempre più, loro giovani e sorridenti in via Teodosio, negli anni 50 della mia Milano, Novecento dorato, amato, vissuto nella carezza della storia. Lì la nostra vicina aveva due figli dai nomi russi. Io bambino tornavo dall'asilo con Vladimir e Natasha. La storia già era con me, ma io non lo sapevo. Ecco, grazie Filippo, che ci dà anche proprio il suo tono poetico, no? Il tono della sua poesia. Ecco, ma a me veramente adesso affascina che siamo entrati un po' nell'argomento, questa vicenda, diciamo, io la chiamo proprio vicenda della memoria collettiva, no? Che cresce con l'evoluzione proprio umana. Ecco, secondo te la letteratura, in particolare la poesia, può essere davvero questo scrigno della memoria collettiva che una volta aperto, naturalmente facendosi aiutare dai poeti, in questo caso da te, ci dà, ecco, questa tua poesia ci dà tutto uno spaccato, no? In alcuni versi ci dà uno spaccato di un'intera epoca, no? Di problematiche, sì. Poi appunto in sintesi come fa la poesia vera, no? Sì, 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 guarda, mi viene in mente adesso Percy Bysshe Shelley, che nel 1821 scrive un brevissimo ma veramente prezioso manifesto in difesa della poesia, si chiama In difesa della poesia, dove dice che la parola poetica è il luogo, lo specchio su cui si riversa l'ombra che il futuro getta sul presente. Cioè, voglio dire,
Tu mi hai chiesto della memoria, no? Del passato, ma c'è questa congiunzione all'interno della parola poetica tra passato, presente e futuro, cioè la visione poetica che si avvale anche di un linguaggio altro rispetto al linguaggio della prosa, quindi è in grado di descrivere diversamente la stessa realtà, però, perché la realtà è una, il linguaggio poetico ha proprio questa apertura, questa capacità di eliminare le barriere tra passato, presente e futuro. E quindi la memoria collettiva diventa eredità e diventa cammino in fieri di costruzione di futuri possibili. Certo, una specie di presente assoluto poetico, perfetto. Senti, magari ci leggi un'altra delle tue poesie. Molto volentieri. Allora, ecco. Qui, diciamo, questa invece è una poesia appunto che parte da una riflessione sul momento storico che stiamo vivendo, anche con un appunto uno sguardo rammemorante, certo, alle grandi narrazioni novecentesche che ritengono. Qui sarebbe un discorso molto interessante, ma anche molto lungo, tramontate definitivamente, insomma. Poi naturalmente è tutto da... sarebbe un discorso molto interessante e molto lungo. Lo faremo la prossima volta. Lo facciamo molto volentieri, sì. Tarda ad arrivare, il titolo di questa poesia è Tarda ad arrivare. Ti troverò nel tempo. Sarò diverso, saranno finalmente vere le sere da bambino, sognando grande un forte e alto destino, cui poi distrutto nell'età di mezzo dalla mia generazione, vissuta e amata, senza sapere, senza vedere gli ultimi bagliori spegnersi in attesa di nuove ere, ancora da trovare, ancora da cercare, frattura e slittamento della storia, ancora da accadere, alba improvvisa che tarda ad arrivare. Grazie Filippo, grazie davvero, certo, di questa tua poesia inserita nel tempo, di queste tue immagini, di questo tuo raccordo fra tempo passato, presente e futuro, del presente assoluto che ci hai indicato. Nel Tremore degli anni è l'ultima raccolta poetica appunto terminata di comporla, composta nell'aprile del 2020 all'inizio della pandemia. Filippo Ravizza è uscita nel 2020, vero? Sì, è uscita nel dicembre 2020 per Punto a Capo Editrice, diciamolo così. Certo, ma certamente così le persone la trovano. La possono ordinare in libreria, sì. Certamente, e poi, insomma, io consiglio ai nostri spettatori di leggere anche le altre 8, vero, Filippo, raccolte di Filippo Ravizza, che sono... piene appunto di questo sentimento del vivere connaturato poi all'esperienza umana. Filippo, ti ringraziamo molto, Filippo Ravizza, grande poeta milanese, e ci sentiremo senz'altro ancora in futuro. Grazie. Sono io che ringrazio voi, grazie per avermi invitato. Grazie.